Bene, bene, bene amici, bentornati, eccomi qua, ci godiamo la partita dell'Italia, chiaramente sto facendo questo video prima della partita dell'Italia, chi vedrà questo video dopo l'Italia sa il risultato che posterò la mia analisi tattica perché comunque va detto, e lo dico adesso che non so ancora il risultato, che in Italia si parla del calcio scommesse, qui si parla solo della partita e quindi immaginate la concentrazione perché comunque è la prima volta che gli inglesi ci ospitano a Wembley. Perché l'altra partita era stata fatta, se non sbaglio, a Birmingham, a porte chiuse per la squalifica degli inglesi lo scorso anno, che abbiamo fatto 0-0. Noi avevamo fatto una buona partita, era per la Nation League, e questa è la prima partita dopo il 2021. È importantissima. Io dico che tutta questa storia del calcio scommesse, spero che lasci concentrati i ragazzi che hanno giocato. E l'Inghilterra va un po' in crisi perché giocano giocatori che in realtà non si aspettavano giocassero, perché si aspettavano un Retegi che però purtroppo è infortunato, ahimè, e questo è un giocatore che deve essere chiamato per le prossime partite al 100%, probabilmente partirà su Scamacca, ma a sto punto io partirei con la stessa formazione che ha vinto contro Malta perché nel bene e nel male hanno capito come con Kane in prima punta e no esterno. Quindi lascerei posto a un altro giocatore sull'esterno, che sia Sheraui o chi vuole il mister. Preferirei forse un po' la difesa, aggiungerei chiaramente Di Lorenzo, rivederei un po' la difesa, però per il resto siamo fiduciosi. Detto questo, ci sono le partite di Serie A, ragazzi. Sul calcio scommesse non fatemi dire niente in questo video perché non c'entra niente, anche se facciamo dei pronostici. Dico solo che ho fatto un video e che chi sbaglia deve pagare, punto e basta. Non esiste regola, non esiste ragazzi. Quando tu hai superato i 18 anni sei formato. Noi qui, io adesso quest'anno non alleno, comunque già dai ragazzi quando ero in Italia che allenavo, che ero responsabile del settore giovanile e in più avevo fatto la Juniores Nazionale, ma gli allievi sperimentali nazionali, ti veniva detto, quando ho fatto l'Unione Nazionale, che tu non potevi scommettere, cioè arrivava una persona addetta a spiegarti queste e altre cose che non vi dico. Quindi immaginate in Serie A quando fanno i ritiri e quant'altro, queste cose vengono dette perché è un regolamento, tu lo devi sapere il regolamento, altrimenti che professionista sei? Quindi non ci sono scuse, perché se tu mi dici che sei ludopatico, allora io ti dico gioca dove tu puoi giocare e lì scommetti quanto vuoi, anche se hai debiti, non so, con le slot, con queste altre forme di giochi, resti lì. Però se mi vai su una partita, ti viene sempre il dubbio, perché sapete, si può scommettere sui calci d'angolo, su questo e quell'altro, e il dubbio ti rimane. Per cui questo argomento è molto complesso, dico solo, se si è sbagliato, deve essere azzerato questo problema qua il prima possibile, e non solo in Italia, non solo in Italia, io che vivo in Inghilterra, la storia di Zaniolo, ma soprattutto di Tonale, ha un peso abbastanza rilevante, soprattutto con i tifosi. Non credo che ce la caviamo con nulla di fatto. Detto questo, però parliamo di calcio, parliamo veramente di calcio. Allora, ci sono delle bellissime partite e le partite sono però anche condizionate da questa situazione che stiamo parlando, sia in Serie A B, quindi tanti giocatori che sanno che potrebbero essere chiamati sono condizionati, quindi noi non sappiamo come entrano, con che centrazione entrano, quindi è difficile anche per noi. Quindi è meglio, vi consiglio di giocare un over o un under perché qui non si sa proprio niente e questo ti condiziona, cioè se io so che ho fatto qualcosa di sbagliato mi condiziona, quindi voi che spendete soldi nei pronostici è molto difficile. Questo faremo il video della Premier League che uscirà invece dopodomani. Allora, Verona-Napoli. Io parto dal presupposto che il Napoli ha sistemato la sua situazione. Io non, a livello fisico il Napoli sta molto bene. Perché anche se hanno giocato male contro la Fiorentina li ha fatti correre tantissimo e hanno corso, hanno tenuto il campo, come dire, accettato il fatto che la Fiorentina giocava meglio di loro, però hanno corso anche tanto, io lo vedo molto molto in forma. Il problema è che anche il Verona sa stare molto in campo, quindi sarà una partita molto chiusa. Il giocatore che può spaccare la partita è Osimhen, che non so se giocherà. Questo è il mio discorso. Quindi credo che possa partire Simeone titolare perché gioca contro la sua ex squadra e ha gran voglia di fare gol. Quindi se io dico che Napoli vince, vince con un gol di Simeone. Ok? Se gioca Osimhen, chiaramente con un gol di Osimhen. Più che
Svara o altri giocatori che sono andati anche in nazionale, anche loro. Simeone lo vedo come Torino-Inter. Allora, se io guardo le prestazioni del Torino, soprattutto con la Juventus e con il Milan, cioè quando ha giocato due squadre forti, mi cascano le braccia. Quando invece ha giocato con le squadre del suo livello, ha fatto abbastanza bene. E allora, tutte e due arrivano da un momento no in campionato, perché tutte e due le uniche vittorie che hanno fatto, che le hanno tirato su di morale, sono stata la Salernitana e per entrambi, perché Torino è andato a vincere 3-0 lì e l'Inter 4, però dopo, tra la partita contro il Torino, già lo 0-0, non mi ricordo con chi, poi con la Juventus, brutta partita, veramente brutta, l'Inter brutta partita, non tanto quello col Bologna, che è stato più brutto il secondo di per sé, ma quella con il Sassuolo. Per cui ti verrebbe da pensare Inter, ma non lo do così per scontato. Non lo do per scontato perché non è che le squadre possono continuare. Però l'Inter ha il vantaggio di avere un centrocampo forte altrettanto quello del Torino, perché se due squadre hanno il centrocampo che viaggiano sono proprio queste due squadre qua. Però la difesa dell'Inter mi sembra che appena viene messa non sotto pressione, ma lascia un po' di spazio, un po' di campo, posso prendere dei contropiedi micidiali. E quindi, avendo gli esterni molto forti il Torino, mi viene da pensare che l'Inter possa vincere, ma che subisce il gol. Ecco, questa è la mia sensazione: tipo un 1-2 o un 1-0, come se lo scorso anno non lo vedo proprio. Quindi over 2 gol e mezzo. Cioè, so che uno che fa le statistiche metterebbe under, però non può 3-4 partite il Torino non segnare, ok? Sassuolo-Lazio, bellissima partita. Oh, forse questa è una delle più belle da vedere. Oh, chiaramente c'è il big match, è chiaro. Però se escludiamo un attimo il big match, questa è Roma-Monza. Ragazzi, sono due partite bellissime da vedere. Qui io dico, mettete che tutte queste squadre, Sassuolo-Lazio e Roma-Monza, tutte e quattro squadre segnano e non sbagliate. Perché il Monza ha l'allenatore più bravo della Serie A in questo momento, dal mio punto di vista. Paladino, sono pochi io che vado a promuovere gli ex giocatori di calcio giovani, ma Paladino, ragazzi, più di Dionisi, tanto di più. Dionisi lo sto rivalutando tantissimo, specialmente quest'anno lo vedo, già nel finale dello scorso anno, lo vedo più Dionisi e non un filo De Zerbi o filo di Francesco o chi ha allenato Sassuolo precedentemente. Cioè, riconosco in lui e nel suo staff un'idea di calcio. La Roma però con l'attacco che ha, quel gioco che ha Mourinho, cioè si spara troppo zero con Mourinho, ragazzi. Io sento dire Mourinho è finito, ma di cosa stiamo parlando? Uno che ha vinto tutto quello che ha vinto. Cioè la gestione dei giocatori, chi meglio di lui e del pubblico lo sa fare? E, non, cioè, non, e poi anche se fosse così scarso come dicono le persone che non sanno niente di calcio, ma solo per il gusto di parlare perché... Se non sapesse allenare con la strada che ha fatto, ha uno staff tecnico di altissimo livello. Allora, queste metto questo. Se proprio devo dire la mia, se solo Lazio, vedo la Lazio che potrebbe vincere all'ultimo minuto, perché è tornata quella Lazio, scusatemi il termine, stupida di 2 anni fa, 3 anni fa, a cavallo del Covid, che vinceva le partite all'ultimo. E la Roma con il Monza che potrebbe fermarsi in 1-1. Però credo che ci saranno. La Roma ha un Lukaku in più, potrebbe vincere 2-1. Però con un Monza che fa una gran partita. Salernitana, Cagliari, chi perde va in Serie B. Parliamoci chiaro. Per me, il Cagliari, come era già successo 2 anni fa, quando si è mangiato le mani perché aveva pareggiato al 98esimo contro la Salernitana, poi aveva il match point a Venezia perché la Salernitana aveva già perso 6-0, era già sotto di 4 gol e non è riuscita a fare gol. Credo che il Cagliari imbiglierà la Salernitana e non basta un campionatore. Io non vedo Pippo Inzaghi come allenatore per salvarsi, non l'ho mai visto, anzi per salvarsi l'ho sempre visto molto in difficoltà. Non sono mai stato un fan di Pippo Inzaghi come allenatore, come giocatore sì, perché le squadre che ha preso non ho mai capito come le allena, cosa le allena, mi dà più l'idea che vive di rendita della sua capacità di essere stato un grande giocatore, ma l'allenatore è un'altra cosa. Però si è fatto la gavetta, con la Regina aveva fatto un buon campionato lo scorso anno, però non credo che possa salvare la Salernitana nella prima partita. Credo che Cagliari o fa il colpaccio o chiude la partita sullo 0-0. Bologna-Frosinone,
Stupenda partita, mamma mia, stupenda ragazzi, quante belle partite che ci sono. Bologna-Frosinone è da pareggio, però il Frosinone farà di tutto per vincere la partita o per imbrigliare il Bologna. Però in questo momento Azzirkan, attaccante fortissimo. Beh, Frosinone a me piace caso in una maniera impressionante, lo dico mille volte già ai tempi, ma non solo lui, attenzione. Nella serie, scusatemi, volevo dirvi che nel Sassuolo, attenzione a Mulatieri se gioca. Attenzione. Bologna-Frosinone, dico anche sarebbe da under 2 gol, però secondo me qui finirà con un 2-2, qualcosa di questo tipo qua. Atalanta-Genoa, bella partita, non l'avevo visto, chiedo scusa. Bisogna vedere come rientrano gli infortunati, però Genoa sulla coscienza questa partita. L'Atalanta ha sulla coscienza una partita buttata via dopo un gran recupero, anche se la Lazio aveva meritato nel complesso. Ho paura che il Genova possa chiudere tutti gli spazi come ha fatto la Juventus e quindi l'Atalanta non va oltre 0-0. Capite dove voglio arrivare? Dipende se gioca o no Retegui, non so in che condizione è il ragazzo. Se c'è Retegui è una partita. Io adesso lo ammetto senza Retegui e mi viene da pensare che come se a Udine si chiudono tutti gli spazi. Ma l'Atalanta non è l'Udinese, è difficile fare gol allo stesso tempo, ti pressa, però Genova sa stare in fase difensiva anche per 90 minuti. L'ho dimostrato in diverse partite. Per cui io dico che qua potrebbe forse l'unico 0-0 o magari solo un gol, quindi under un gol e mezzo. Parliamo un attimino della partita di lunedì e dopo ci aspettiamo l'ultima, vi tengono la suspense. Udinese-Lecce, per me. L'Udinese, che è una gran squadra, lo spero, ma rischia veramente di perderla sta partita. Cioè, io dico da tanto che deve essere cambiato il mister, perché la squadra c'è, è forte, vabbè, mancherà un attaccante di una punta, però ragazzi, è forte, io non posso pensare con un centrocampo così, con una fase difensiva, solo perché è andato via Becao, tutto si è sciolto. No, non può essere così. E poi è la peggiore Udinese in questi 4-5 anni. Fiorentina-Empoli è un derbissimo. Dare scontato che l'Empoli è già retrocesso è sbagliatissimo. Questa partita se la Fiorentina la vince con un gol. Attenzione, la vince perché ha una gran qualità, però attenzione, Baldanzi può farti gol anche lui, è sano difendersi. Quindi mai dare per scontato questa partita qua. Le due partite che seguirò appunto sarà il derby Fiorentina-Empoli e Milan-Juventus. Milan-Juventus, quindi Udinese-Lecce e Fiorentina-Empoli sono da under 2 gol. Con il Lecce e la Fiorentina leggermente favorite, però non so di quanto. Milan-Juventus è da tripla. Però Milan-Juventus si gioca nell'ambito proprio di queste scommesse. Il Milan ancora non ha giocatori, non so che nomi verranno fatti, però chiaramente incide un po' anche nel discorso della Juventus. Per fortuna giocano e ci saranno a 80-60 mila persone, non so quanto, a tifare il Milan che è ha raggiunto il primato in classifica con la Juventus, però è là. È la prima partita della Juventus con una grande squadra nel corso di questa stagione. E sono curioso di vederla. Mentre il Milan ha già affrontato l'Inter, ha già affrontato altre squadre, per cui è da tripla, ma dal mio punto di vista è da doppia, nel senso che è 1x. Non vedo l'x2. Non lo vedo. Non lo vedo perché non so a che punto sono gli infortuni di Vlahovic e di Chiesa e Ken sta un po' a essere spremuto perché in nazionale probabilmente giocherà e se non parte titolare entrerà e non è che può giocare tutte le partite anche se, perché è stato molto in panchina, quindi c'è rischio. Quindi molto probabilmente partirà Milik, ma le mini varianti sono Leao e Ken per la velocità che hanno entrambi. Con Leao che è un campione rassodato. Per cui dico che sarà una partita scoppiettante e ci dovremmo veramente divertire. Quindi vi ho dato la mia dritta. Io con questo rimango fermo qua perché il video è arrivato già a 14 minuti. Vi chiedo solo di mettere un like e di partecipare un po' quando farò soprattutto i video quelli inerenti alle partite. Mi piacerebbe anche se non ci metto la faccia perché comunque metto le grafiche, perdo anche abbastanza tempo per fare queste cose qua. È abbastanza gratificante, sebbene non è un canale che fa la monetizzazione, vedere che il video aumenta di spettatori, di
di iscritti e di like fa molto piacere perché è un premio al lavoro che uno perde, perché un conto stare là a guardarti la partita, un conto lì sul momento fermare un'immagine, cercarsi di fare un'idea, rivalutarla dopo fine partita. Insomma, ragazzi, non è una cosa che la puoi fare così, ok? Il fotogramma lo possono fare chiunque e anche i tre segnetti che io ogni tanto metto, però il commento dopo deve essere fatto perché tu hai messo quello. E questo insomma, sono diventato allenatore, ex giocatore, dopo tanti anni, insomma, il colpo d'occhio, l'idea di cosa sta succedendo mi viene. Perché quando io metto queste pronostici cerco di aiutarvi anche nelle scommesse. Però nelle scommesse vi ho fatto la premessa, tenete presente di questo problema delle scommesse, che non è roba da poco. E molte volte, e qua chiudo, l'80% delle partite va come deve andare, il 20% cambia sempre. Quindi non potete scommettere più di 7-8 partite e metterle tutte con l'idea questa deve vincere, questa deve perdere in base alla classifica. No, no, no e no. Chiaro? Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!